arrivati a questo nuovo appuntamento con Tikva. La prima storia ci riporta, grazie alla comunità Emmaus di Verona, a tenere desta l'attenzione sul dramma che stanno vivendo migliaia di profughi al confine orientale dell'Europa. Donne, bambini, uomini, intere famiglie, nel freddo della foresta, in attesa di poter attraversare il confine con la Croazia. Sono tantissimi i migranti che si trovano in Bosnia Erzegovina e a cui Emmaus porta sostegno, solidarietà ed aiuto. La rotta balcanica dei migranti negli ultimi anni passa dalla Bosnia Erzegovina, con la speranza di arrivare in Europa e di superare le ultime frontiere e i muri di ostilità o di filo spinato. Emmaus Bosnia Erzegovina opera per dare un pasto e un conforto alle migliaia di migranti che cercano una vita migliore. Prima di tutto Emmaus in Bosnia ed Erzegovina aiuta tutti i bisognosi che si trovano adesso in Bosnia ed Erzegovina e anche, come la crisi migratoria, anche i migranti che si trovano in transito. La rotta balcanica e la crisi migratoria, iniziando nel 2018, ha portato tantissimi migranti in Bosnia ed Erzegovina in transito, perché nessuno di loro vuole rimanere in Bosnia ed Erzegovina. La situazione è molto difficile, avendo 4 campi profughi, avendo tantissimi migranti che non vogliono andare in questi campi profughi, stanno all'aperto in questi edifici, o come li chiamiamo noi, gli squat, all'aperto senza riscaldamento, senza ricevere nessun tipo di aiuto, vivono nelle condizioni disastrose. Diciamo che i diritti umani sulla questa rotta balcanica sono praticamente morti. Leila aveva pochi anni quando è scappata dalla Bosnia in guerra ed è stata accolta in un centro per profughi a Jesolo, dove ha imparato l'italiano. Sa bene cosa vuol dire lasciare la propria terra e ha sviluppato una sensibilità verso quanti fuggono e sono esposti a mille pericoli. Arrivare al confine vuol dire essere respinti più volte, venire picchiati, abusati, a volte morire. Adesso in Bosnia si trovano circa 4.000 migranti, tutti loro sognano un futuro migliore, una vita migliore e tentano, che si chiama il game. Il game è questo proprio passaggio dalla Bosnia ed Erzegovina nella Unione Europea attraversando la frontiera con la Croazia. Sfortunatamente tantissimi hanno tentato più di 30 volte di passare questo game, anche le famiglie con i bambini, però i respingimenti sono troppo forti sulla frontiera con la Croazia, così che ritornano praticamente in Bosnia ed Erzegovina e dopo un po' tentano di nuovo. L'appello di Emmaus Italia è di aiutare la sezione bosniaca nel sostegno ai profughi. Tutte le informazioni sul sito www.emmaus.it. E anche quest'anno Emmaus Italia ha deciso di lanciare questa campagna di raccolta fondi per rispondere alle necessità sul terreno che Emmaus Bosnia ha nel gestire questi centri diurni a Tuzla, a Velika, nel portare generi di primissima necessità in questi accampamenti di fortuna in mezzo alla foresta, quindi vitto, alloggio e quant'altro. E ora in Puglia per raccontarvi un'altra storia di accoglienza, nel segno di una condivisione che supera i confini, le barriere geografiche, culturali, religiose. È stata accolta a Corato una famiglia di rifugiati afghani che ora, grazie all'aiuto dei volontari e dei mediatori culturali, proverà a costruirsi un futuro più sicuro. Sono Vincenzo Pugliese, presidente della cooperativa sociale Altereco di Cerignola. Siamo a Terraut, viene confiscato alla mafia che gestiamo da 11 anni ormai, su cui facciamo diverse attività di agricoltura sociale, agricoltura riparativa, termine che abbiamo coniato di recente, appunto per il mix che c'è tra l'agricoltura sociale e i percorsi di giustizia riparativa. È iniziata la raccolta delle olive da olio, qualità coratine, con cui faremo l'olio out, l'olio che facciamo ormai dall'inizio di questa esperienza. Non solo olio, ma anche vino. Ecco, il vino è l'ultima novità che nasce su un altro bene confiscato, che è il Michele Cianci.
che gestiamo insieme ad altre realtà, la cooperativa Med Training e il CSV, il Centro Servizi per il Volontariato di Foggia, con i quali gestiamo appunto questo terreno da aprile scorso praticamente. Su questo terreno sono presenti dei vigneti con uva da vino e una parte di queste uve sono in lavorazione per fare questo vino rosso Puglia IGP. Michele Cianci era un imprenditore di Cerignola, una persona normalissima, una persona comune che è stato ammazzato nel 1991 dopo aver difeso un anziano che aveva ricevuto, avevano tentato di rapinarlo. Quindi Michele era una persona, ripeto, normalissima, ma che non si è girata dall'altra parte, ma è intervenuta in soccorso di un concittadino. Noi proviamo attraverso la nostra azione quotidiana, attraverso il lavoro etico su questi campi, proviamo a ricordare, a fare memoria appunto delle vittime di mafia. Su Terra Out ricordiamo Peppino Impastato, sul Michele Cianci appunto ricordiamo un nostro concittadino. Oltre agli ulivi abbiamo altre colture, abbiamo i melograni, i limoni, ciliegie, uva da tavola, qualità Italia, abbiamo da poco piantato un ettaro di alberi di ulivo Bella di Cerignola, insomma qui cerchiamo di diversificare il più possibile le colture appunto per dare più rotazione possibile sia alla terra ma anche al lavoro, così che permettiamo alle persone che stanno qui di poter occupare gran parte dell'anno. Ci sono anche gli ortaggi, con una parte degli ortaggi facciamo una serie di prodotti. Il nostro paniere nel corso degli anni cresce lentamente, ma cresce ogni anno con nuovi prodotti che noi riteniamo siano di altissima qualità, ma hanno anche un valore etico molto forte. Perché all'interno vieni qua a spostare. I lavoratori di questa cooperativa sono operai agricoli, ma ci sono anche tanti affidati. Noi da molti anni, circa 7 anni, collaboriamo con l'UEPE di Foggia e con il Tribunale di Foggia, quindi qui vengono persone ammesse alla giustizia riparativa, quindi vengono qui a scontare il debito che hanno con la giustizia. Attualmente a Terra Out stiamo svolgendo un progetto che si chiama Il Fresco Profumo della Libertà. Questo progetto è sostenuto dalla Fondazione Con il Sud, che ci sta permettendo di ristrutturare l'intero bene per avviare attività di B&B, attività di negozio di prodotti per la vendita dei nostri prodotti, attività educative e laboratoriali. Infatti abbiamo ristrutturato tutta l'intera area. Ma non siamo soli, in questa avventura c'è l'Ospici GL nazionale che ci sostiene da tanti anni, c'è la Fondazione dei Monti Uniti di Foggia che ha contribuito insieme all'Ospici GL a rafforzare questo progetto, c'è la cooperativa L'Abbraccio, c'è la cooperativa Un Sorriso per Tutti, con cui faremo attività appunto rivolte ai loro destinatari proprio qui su questi terreni. Quindi uno degli obiettivi importanti è proprio quello di sviluppare della progettualità, ma farlo sempre in rete. Ci permette di crescere, ci permette di tenere lontano gli attacchi che molto spesso avvengono da parte della criminalità, perché vedono questi luoghi come luoghi di riscatto sociale, di crescita, e quindi sono terreno fertile per la lotta alla mafia. Posso dire... Può la posa di una prima pietra essere un segno di speranza? In questo caso sì, perché è la prima pietra di un nuovo luogo della cultura. A Riccione sono in partenza i lavori per la realizzazione del nuovo museo del territorio, che sorgerà facendo diventare un rudere, un contenitore di bellezza, di storia, di identità, con il desiderio che raccontare il passato, le tradizioni, gli avi, possa essere un tassello fondamentale nel costruire un futuro migliore. Da
Da tanti anni è solo uno scheletro, ma non per questo ha perso il suo valore identitario. Riccione lo ha scelto per diventare il nuovo museo del territorio. Ciò che resta dell'ex fornace Piva, oggi cuore di un grande polmone verde recentemente riqualificato, costituirà un elemento architettonico ben visibile nella nuova struttura a due piani, dal costo di oltre 4 milioni di euro, con sale espositive, laboratori didattici e interattivi, dove una parte importante la farà la multimedialità. Un luogo che metterà in luce le radici di questo fazzoletto di Romagna e attraverso i reperti prenderanno vita tante storie. Durante la benedizione della prima pietra, il parroco, Don Stefano, ha espresso bene il segno di speranza della nuova costruzione. In questo museo, ha detto, ci saranno tanti oggetti della quotidianità dei nostri avi, quella ferialità che Dio da sempre abita. Il museo del territorio ce lo siamo immaginati proprio per questo, un museo aperto, trasparente, che in qualche modo comunichi un'apertura con l'esterno, con il passante che visita questo bellissimo parco, ma anche con la persona che viene a visitare questa struttura e che ne percepisce proprio in questo distacco che c'è tra il nuovo e l'esistente, oltre che un gesto di rispetto, anche un gesto di architettura nell'architettura che definisce un deambulatorio che è una passeggiata ipotetica e teorica all'interno di uno spazio pubblico, uno spazio verde. E per questo appunto uno spazio da vivere. Uno si immagina che con l'epidemia e tutte le tragedie che ci circondano le amministrazioni siano sfiduciate, invece dobbiamo dare segnali di ripresa, di fiducia, di coraggio. E questo è meraviglioso e questo è un progetto magnifico intanto sul lato del territorio, perché è un'area della città formidabile che diventerà sempre più bella. È una bella idea di un museo del territorio che racconti la storia di questo territorio e che permetta poi ai cittadini e ai ragazzi di sentire come è cresciuta questa comunità. L'identità non è mai una cosa fissa, è una cosa complessa, ma esiste, le differenze esistono e quindi un museo che anche con le nuove tecnologie lo racconti è una bella sfida, una bella impresa. Noi dobbiamo creare dei musei dove la gente vada volentieri ed esca contenta, non che esca frustrata. Non dobbiamo avere sempre un'idea quaresimale della cultura, per cui la cultura bisogna sempre soffrire, ecco, bisogna anche essere un po' anche carnevalisti, no? Che la cultura sia anche un po' un divertimento, un luogo di incontro, e questo spazio ha tutte le condizioni per farlo. Oggi siamo anche fortunati, c'è il sole che bacia questa prima pietra e poi attendiamo l'ultima. È veramente con grande orgoglio che oggi insieme all'assessore regionale Filicori abbiamo dato veramente l'avvio a questo cantiere, un cantiere che come ben sapete non parla solo di mura ma parla di un'anima che è quella del museo, che vuole essere vissuto sin dalla prima pietra dalla propria comunità e dai propri ragazzi in modo particolare. Quindi abbiamo voluto anche qui presenti i nostri istituti superiori proprio perché vogliamo far sì che i passi si facciano solo che insieme. Qui è non solo una riqualificazione ma anche un anello di congiunzione tra quella che è la città turistica e quella che è il nostro splendido borgo storico, e in questi piccoli passi dal Porto Canale al Parco degli Olivetani, il Museo del Territorio, attraverso il Parco Cicchetti, arriviamo con grande facilità a goderci il nostro paese, quindi a presentare anche una Riccione diversa. C'è anche Maria di Benevento tra i 6 imprenditori premiati per il bene comune durante il Festival della Dottrina Sociale della Chiesa che si è tenuto a Verona. Maria da circa 30 anni gestisce una cooperativa che insieme ad altre donne cerca di contrastare la violenza di genere. La sua cooperativa gestisce un centro di accoglienza e una casa rifugio per vittime di violenze e maltrattamenti. Ma Maria non è stata premiata solo per la sua impresa ma anche per la sua storia. Aveva un lavoro comodo, sicuro. Poi, dopo la perdita del marito, quando ancora era molto giovane, ha deciso di dare una svolta decisa al suo cammino. E così, nonostante le difficoltà incontrate, ha fondato la cooperativa Nuovi Incontri, dove lavorano circa una ventina di persone a cui ha deciso di dedicare questo premio.
imprenditrice per il bene comune, Maria Fanzo. Congratulazioni. Prego Alberto, leggiamo la motivazione. Il premio a Maria Fanzo è il riconoscimento dell'impegno profuso in anni di silenzioso lavoro. Il suo sguardo attento alle dinamiche sociali l'ha resa precorritrice di servizi e di attività indispensabili per il benessere delle persone che abitano il suo territorio. Una donna capace di fare squadra, condividendo uno spirito di cura ed attenzione verso chi è fragile, che riapre alla vita. Maria è un angelo d'acciaio che sa aiutare con dolcezza e decisione donne vittime di violenza e i loro figli, ridando dignità, fiducia e futuro che i soprusi sembravano aver cancellato. Congratulazioni, ecco il premio. Ti hanno definita un angelo d'acciaio che sa aiutare con dolcezza e decisione donne vittime di violenza e i loro figli. Ecco, come ci si sente dopo aver ricevuto questo premio? Sì, grazie. Come ci si sente? Ma sicuramente emozionata, perché è stato un premio veramente, veramente inatteso e che però ha un grande valore per la nostra organizzazione, perché come ho detto anche a Verona, non è per me ma è per tutte le persone della cooperativa che lavorano con le donne, a fianco alle donne, ma che lavorano comunque per la nostra cooperativa, per la nostra impresa sociale. Quindi questo diciamo è qualcosa di importante, come ho detto pure a Verona, perché ci dà speranza anche, rappresenta per noi un segnale di incoraggiamento, perché chi lavora nel sociale sa, e come noi che da 30 anni lavoriamo nel sociale, sappiamo quanto incidono sul nostro lavoro i fallimenti, anche se a volte il fallimento aiuta ad approfondire, aiuta a lavorare meglio, a fare meglio per il futuro, perché si ci approfondisce. Tre parole hanno contraddistinto questa premiazione: creatività, coraggio e audacia. In quale ti rispecchi di più? Oddio, forse un po' in tutti e tre, perché per chi conosce la mia storia e anche diciamo per questo premio, e che diciamo a un certo punto della mia vita era importante trovare un senso, e questo senso fosse, come dire, consapevole, forte, e quindi ho abbandonato diciamo situazioni lavorative molto più confortevoli rispetto al lavoro in cooperativa, che ovviamente diciamo chi come me lo fa da tanti anni sa che è un lavoro diciamo molto impegnativo, perché noi, come diciamo, lo dobbiamo costruire lo stipendio, non ci arriva così anche se non lavoriamo, quindi è qualcosa di diverso, ma è il modo più bello di lavorare, perché almeno nel mio caso, ma anche molti giovani e giovani donne che lavorano con noi lo vivono così, cioè come un momento di autorealizzazione. Quindi il lavoro viene visto sotto un'accezione diversa dal semplice, diciamo, guadagno. Ecco, tu hai voluto dedicare, anche in quell'occasione l'hai sottolineato, questo premio a tutti quelli che lavorano con te. Vogliamo dire da chi è costituita questa associazione, questa cooperativa, come funziona, cosa fa?
La cooperativa, oltre diciamo, ad avere questa grossa, diciamo, questo grosso impegno nel contrasto alla violenza contro le donne e alla violenza di genere, perché i nostri servizi accolgono anche i figli minori, si occupa anche di anziani, di servizi domiciliari, di assistenza ai nuclei familiari con minori in difficoltà. Facciamo anche molta progettazione sociale, focalizzando, diciamo, il contrasto alla povertà educativa minorile. Abbiamo anche diversi progetti, diciamo, in campo e finanziati, e altri in cantiere che abbiamo fatto. E, oltre a questo, diciamo, un altro pezzo importante è quello dell'assistenza specialistica ai bambini disabili inseriti nelle scuole. E finisce qui anche questo nostro appuntamento con TICVA. Le nostre storie di speranza vi aspettano la settimana prossima.